Buongiorno ciclisti, questa mattina strada nuova, o per dirla in chiave dantesca, una selva oscura. Mi sono imbattuto in una selva oscura. Intorno a me un bosco. Questo è un piccolo spiazzo, una piccola radura. Poi la strada è quella lì. Continua in salita e mi porta più su. In fondo i ciclisti hanno un'esigenza particolare, quella di trovare, anzi quella di cercare e trovare strade nuove, perché in fondo, diciamola, chiaramente, sempre le stesse strade alla fine annoiano un po', no? Un po' tanto. E allora, ecco qui, questa mattina ne ho scovata un'altra. Ne ho scovata un'altra e qui c'è pace assoluta. Si ode solamente il cinguettio degli uccelli. Qualcuno che usa l'accetta lontano da me, oppure una mazzuola batte su qualche pietra. Qui sono diversi muri fatti a pietra a secco, quindi senza cemento. L'albero lì è un sughero. Adesso vi faccio vedere. La particolarità del sughero. Ottimo per fare il nastro per il manubrio della bici. Come vedete, quello è il sughero. Questa è la parte dell'albero rimasta senza sughero. Questo, ripeto, è ottimo. Ecco, questa è la parte che è caduta. Questo è ottimo per farci il nastro per il manubrio. E se non ricordo male, anzi, non ricordo male, ricordo bene, il nastro per sughero lo fa l'acinello. Magari sicuramente ce ne sarà qualcun altro che lo farà. Ecco, questa è la famosa macera, cioè il muro fatto con pietra a secco, senza cemento. Vedete? Quella è la parte del sughero rimasta ancora attaccata. È imponente questo albero. Sentite la pace, il silenzio? Eh? Che spettacolo, ragazzi. Io queste strade le amo, questi boschi li cerco. Qui, su queste terre, ci sono venuto con questa bicicletta da corsa, che non è una gravel, non è una mountain bike. E ovviamente continua il test delle Smulk Carbo 45 SL per copertoncino, con camera d'aria in termoplastica Revolup di nuova generazione. Vabbè, il cielo questa mattina è plumbeo.
io, come sempre, vi saluto. Ciao ciao!